Loverso è stato per 13 anni al servizio della cosca Ficarazzi e ha stretto contatto col boss Bernardo Provenzano, come spiega il pubblico ministero Nino Di Matteo. Il personaggio Loverso è un personaggio da un punto di vista processuale molto interessante perché è un soggetto che è già stato definitivamente riconosciuto come uno di coloro i quali hanno gestito per lungo tempo la latitanza di Provenzano, ospitandolo a casa, accompagnandolo ad appuntamenti, spostandolo abitualmente e che quindi riferisce in prima persona confidenze che gli avrebbe fatto Provenzano. Per quanto tempo ha, e poi ci dirà come, gestito o contribuito a gestire la latitanza di Provenzano? Cioè lei ha visto Provenzano, poi vedremo che cosa ha fatto con Provenzano, in quale periodo? Dal Ma gennaio scusi, 2003 fino a quando? signor pubblico ministero, ancora neanche l'ha detto che ha gestito la. La vogliamo fare dire che ha gestito. Poi gli chiediamo da quanto tempo. Vabbè, allora lei ha Ammesso che conoscenza. l'abbia gestita, perché ancora non l'ha detto. Diciamo che si mette a Ma è disposizione di stato anche un'indagine. condannato prima. Comunque, Andiamo lei quindi ha perché. conosciuto Bernardo Provenzano nel gennaio del 2003, giusto? Sì, nel gennaio del 2003. Aspetti, aspetti. Da quel momento in poi lo ha mai materialmente spostato, accompagnato ad appuntamenti? Per ora mi dica sì o no. Dal 2003? Dal 2003 in poi. Sì. Sì. Lo ha mai ospitato presso immobili, diciamo presso case o ville o villini, nella sua disponibilità o nella disponibilità dei suoi parenti? Ne ha mai contribuito a veicolare, diciamo, pizzini da Bernardo Provenzano ad altri o da altri per Bernardo Provenzano? Sì. Sì. Lo ha mai accompagnato, per esempio, a Bagheria? A Bagheria io lo andavo a prendere perché lui abitava a Bagheria. Sì, lo ha mai accompagnato in qualche occasione anche in territori diversi, Vicari o altri territori? Sì. Siamo nel 2004, estate 2004. Fine giugno, prima di luglio, non è sicuro se Sì, fine. sì. In quella circostanza, in quella giornata, avete avuto modo di colloquiare con Provenzano? In quel giorno Provenzano mi fu portato in campagna da me, da un signore di Bagheria, perché lo spostamento doveva avvenire da Ficarazzi, diciamo che confina con Bisilmeni, questo territorio, che veniva vicino, lo scorrimento veloce era vicino a quel pezzo di terreno. E me lo portò verso le 5 meno 20 di mattina, 4 e mezza, 5 meno un quarto, era periodo estivo, su una mutuape, con delle cassette di limoni, quindi normale, camminava tranquillamente. Lo lasciò là fino, e noi siamo stati tutto il giorno assieme, io con il Provenzano, fino alla sera, quando poi verso le 4 e mezza, 5 venne il Fiore. Quel giorno Provenzano era molto contento, entusiasta perché stava andando ad incontrare dopo 3 anni sua moglie, perché era una persona che, nonostante fosse cattivo, aveva pure sentimenti, ed ha pure un cuore. Quel giorno Provenzano mi dice: io sono 3 anni che non vedo mia moglie e 12 anni che non convivo con lei, per colpa e per volontà sempre di altri. Allora io dico, lo guardo e dico, perché? Perché le stragi sono state la rovina. Ma ormai, dice, siamo rimasti in pochi a sapere la verità. Siamo rimasti, dice, io, il mio paesano Totuccio ed Andreotti. Perché due sono morti. Uno è stato ucciso, l'onorevole Lima. L'altro probabilmente pure, Ciancelino. Queste frasi io rimasi, dissi, ma. E lui mi continuò il discorso dicendomi che l'onorevole Lima era stato ucciso perché si era ribellato, non aderiva a queste cose, non voleva che si facessero queste cose, questi attentati, per paura che non sopportasse il peso, l'onorevole Lima fu eliminato.
E io non mi potevo mettere contro il mio paesano, non ho potuto fare nulla, perché il mio paesano diceva che si ci doveva fare a tutti i costi il favore ad Andreotti, che l'aveva garantito da una vita. Dopo le stragi, e lui mi dice, mi fa un'affermazione dicendo: e lo Stato lo sa chi è stato, perché all'interno della chiesa l'ha detto pure la moglie di un poliziotto, la vedova Schifani disse pure all'interno della chiesa, lui non disse, mi disse, dice, certamente non c'eravamo né io né il mio amico Totuccio dentro la chiesa, dice, quando si riferiva ai mafiosi, quindi lo Stato lo sa chi è stato. Dopo le stragi lui mi dice che... Aspetti, il riferimento invece a Vito Ciancimino lo può specificare, visto che... Il riferimento a Vito Ciancimino è solo che lui mi dice probabilmente è stato pure ucciso, perché lui dice Lima è stato ucciso e Ciancimino probabilmente pure. Questo glielo dice nel giugno-luglio del 2004. Nell'occasione che dovevamo andare a Vicari, quel giorno che rimase tutto il giorno con me. E a proposito perché la domanda che avevo fatto era se le aveva fatto altre confidenze in merito a coperture, diciamo, istituzionali o politiche. Coperture politiche, sempre quel giorno mi fa altre confidenze, perché lui mi dice che dopo le stragi i suoi uomini si erano messi in contatto con Marcello Dell'Utri, che Marcello Dell'Utri aveva preso il posto del senatore Andreotti. Quindi, dice, cominciando a trattare con i miei uomini, nel 1994 l'ho fatto votare io Forza Italia. E questo mi costa a me, perché nel 1994 io ho partecipato direttamente a un congresso a Bagheria, all'Hotel Zabbara, oggi Clinica Villa Santa Teresa, dove c'erano tutti i mafiosi della zona e tutti i politici mafiosi pure. Aspetti, allora, nella stessa giornata, quindi, lei dice, Provenzano, che cosa le confidò a proposito, lei ha detto, del senatore Dell'Utri? A proposito del senatore? Di Dell'Utri, che cosa le disse? Di Dell'Utri. L'ha già riferito, ma siccome è andato veloce, non... volevamo capire bene. Lui dice che dopo le stragi, nel 1900, le stragi, il riferimento sempre alla prima strage e alla seconda strage del dottor Falcone e del dottor Borsellino, perché lui mi dice che Andreotti ci doveva fare il favore ad Andreotti, perché il dottor Borsellino e il dottor Falcone avevano individuato la radice e volevano eliminare per sempre questa radice, per questi sono morti, non per altro. E già aveva ricevuto un segnale il dottor Falcone quando fu nell'89 alla Daura, ma il dottor Falcone continuò ed è morto per questo, non è morto perché ha litigato né con Provenzano e né, con Rina. Signor Loverso, intanto lei sta riferendo parole di Provenzano o sono suoi pensieri su questo? Cioè, io intanto voglio sapere le parole di Provenzano. Le parole di Provenzano. Dopo le stragi, sono le stragi del 92. Del 92. Perché lei è così sicuro di dire del 92? Lo disse perché a Provenzano. Lui dice dopo le stragi, lui si riferiva sempre, che parlava sempre di questi episodi, le grandi stragi, cioè lui si riferiva al discorso di Andreotti, che se ci doveva fare il favore. Poi lui, quando mi dice successivamente alle stragi, che cosa le dice successivamente, quindi alle stragi del 92, che cosa sarebbe accaduto, cioè, per quello che le rappresenta Bernardo Provenzano? Successivamente alle stragi Bernardo Provenzano mi dice che Marcello Dell'Utri aveva preso il posto dell'onorevole Lima e Marcello Dell'Utri si era messo in contatto con i suoi uomini e nel 1994 sono stato io, dice, a fare votare Forza Italia in Sicilia. Queste sono le parole di Provenzano. Quindi, parole a dimostrazione che ho partecipato pure io nel 94. Aspetti, poi ci arriviamo. Intanto a me mi interessa questo colloquio del giugno-luglio 2004. Bernardo Provenzano quindi le dice, dopo le stragi, quindi ora secondo quello che lei ha detto è Marcello Dell'Utri che si sarebbe messo in contatto con gli uomini di Bernardo Provenzano o al contrario? Lui mi dice che i miei uomini si sono messi in contatto con Marcello Dell'Utri.
Poi se è stato macello di alluce a mettersi in contatto, comunque lui mi dice i miei uomini si sono messi in contatto con macello di alluce. Aspetti. Sul punto, perché poc'anzi appunto ha detto il contrario, ma io le voglio ricordare quello che ha detto il 6 luglio 2011, sì, interrogatorio al pubblico ministero, e, pagina 20, pubblico ministero le chiede: che tipo di conoscenze aveva Ciancimino? Gliene ha mai parlato Provenzano di Ciancimino Vito? E lei risponde: lui direttamente no, ma quando lui mi dice che dopo le stragi ci sono i suoi uomini che si mettono in contatto con Dell'Utri, o meglio è Dell'Utri che si mette in contatto con i suoi uomini. Pubblico ministero, quindi prego, dopo le stragi stava dicendo, lui mi dice che Dell'Utri rappresenta Lima ed è Dell'Utri che si mette in contatto con i suoi uomini. Quindi il problema qui è, diciamo, avere una chiarezza definitiva su quello che le dice Provenzano, se è in grado di darla sta chiarezza definitiva. Per quello che le dice Provenzano, è Dell'Utri che cerca Provenzano tramite fedelissimi di Provenzano o è Provenzano che cerca Dell'Utri? Allora, per quello che le dice Provenzano, no, quello, non faccia... Per quello che mi dice Provenzano, il contatto... è sempre il politico che cerca il mafioso, non è mai il mafioso che cerca il politico, perché è il politico che ha bisogno del mafioso. E successivamente poi c'è lo scambio di cortesie, quindi sì, lui fa riferimento che sono i suoi uomini, ma è Dell'Utri che cerca i suoi uomini e si mette in contatto con personaggi vicini a Provenzano. Provenzano le dice il nome di questi personaggi no. vicini? No. Mi dice solo il nome di Dell'Utri che è in contatto con i suoi uomini e che nel 94 lui ha fatto quello che ha fatto votare Forza Italia. Poi se dal 92 al 94 aspetta. Ci sono stati altri episodi, Provenzano non me li dice e neanche io li ho chiesti io. Senta. Questa frase che lei ha detto oggi e che in verità, così come incidentalmente abbiamo notato alla contestazione, ha detto subito quando è stato sentito il 6 luglio. E cioè Dell'Utri sostituisce Lima o rappresenta Lima. Sostituisce Lima. Sostituisce perché... Lima. Aspetti, no, non mi interessa perché. Io prima ascolti la mia domanda. Sì. È una frase che le dice Provenzano? Sì. Qual è la frase precisa? E se gliela completa pure a questo punto. Dico... Dell'Utri ha preso il posto di Lima. Dopo le stragi del 92. Dopo le stragi del 92. Thank you.